Bene, cari amici, in questa ultima parte di questa seduta finalmente siamo giunti a affrontare quello che avevamo detto all'inizio, ovvero lo Shema Israele, cioè ascolta Israele. Questo verso, in particolare il verso che ci interessa è uno, ma li leggeremo un po' tutti quanti, praticamente è il verso utilizzato da tutti coloro che vogliono rinnegare l'esistenza della verità biblica, appunto la Trinità di Dio, quale appunto vero è che è un solo Dio, ma questo Dio è composto da ben tre persone distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo. Come abbiamo potuto vedere fino adesso, abbiamo parlato di tante cose, abbiamo iniziato proprio con la lettura della parola di Dio. Quindi affrontando questa seduta da un punto di vista esegetico, scritturale, dottrinale, benedetto è il nome del Signore, vedendo appunto che si tratta niente meno che dell'angelo del Signore, l'angelo del Signore, l'angelo una persona, il Signore due persone. Bene, abbiamo dimostrato, nero su bianco, documento dopo documento, personaggio dopo personaggio, dando date, luoghi, eccetera, per far vedere all'ascoltatore che il pensiero ebraico antico ha sempre riconosciuto una pluralità nel Yahweh. Benissimo. Un'ulteriore dimostrazione di questo si trova proprio nello Shema Israel, che, ahimè, consapevolmente o inconsapevolmente, ovvero ignorantemente o magari proprio subdolamente, perché alcuni conoscono queste cose eppure le omettono, poi si dovrà rendere conto al Signore, dicono che così come scritto in Deuteronomio capitolo 6 dal verso 4 in poi, che Dio è uno, questo significa che praticamente non c'è una Trinità. Ma noi vogliamo ricordare che uno dei principi più importanti per quanto riguarda l'interpretazione della scrittura, cioè cogliere il significato della scrittura, è che non bisogna mai guardare un verso alla luce di se stesso, ovvero il verso, come noi diciamo sempre, ma non è un detto che abbiamo coniato o inventato noi, un verso fuori dal contesto non è altro che un mero pretesto. Quindi decontestualizzare un verso o un capitolo, quindi prendendo quel verso e annullare tutto quello poi che gira intorno a quel verso, cioè tutta la Bibbia, perché ricordiamo che la Bibbia non è formata di un libro, ma è formata da ben 66 libri canonici. Quindi quando si legge un verso o si legge un libro della Bibbia, non bisogna annullare poi gli altri libri. Quindi gli altri centinaia di migliaia di versetti. Quindi è vero che qui è scritto Dio è uno, ma è altresì vero che ci sono migliaia e migliaia di versetti che gettano luce a sua volta su questo verso. E quindi non possiamo scartare tutto quello che verrà detto dopo. Oltre a questo, che appunto questo è il fondamento, ma oltre a questo c'è anche un altro fattore. Che quando noi leggiamo lo Shema Israel lo leggiamo in italiano, ma nella lingua originale è un pochino diverso e questo non si dice. Ma adesso vogliamo leggerlo in italiano nella nostra revisione. E quindi vogliamo leggere Deuteronomio capitolo 6, gloria a Dio. Il verso 4 dice: Ascolta Israele, il Signore Dio nostro è l'unico Signore. Altri dicono è uno solo, okay. Altri dicono è uno. Bene. Però la vecchia Diodati dice è l'unico Signore, come dire c'è un solo Signore. Bene. Poi prosegue e dice appunto, ama dunque il Signore è Dio tuo, con tutto il tuo cuore, tutta l'anima tua e con tutto il tuo maggior potere, dimorino queste parole le quali oggi ti comando nel tuo cuore, inculcale ai tuoi figliuoli, ragionane, la fede ragionane, quando tu sarai a sedere in casa tua e quando tu camminerai per via, quando tu giacerai, quando tu ti leverai,
legale per segnale in sulla tua mano, siano per frontali fra i tuoi occhi. Ecco qui i tefilin, quelli che si mettono gli ebrei ortodossi ancora oggi in fronte, come facevano anticamente. Scrivili ancora sopra gli stipiti della tua casa, gli stipiti delle porte ancora oggi, praticamente credo che si chiama la mezuzah, che praticamente tu riconosci la casa di un ebreo osservante perché c'è la mezuzah attaccata con il verso biblico, e sopra le tue porte, insomma, eccetera, eccetera. Ora però, quello che ci interessa è il verso 4. Ascolta Israele, Shema Israel, il Signore, il Dio nostro, è l'unico Signore, o il Signore Dio nostro uno è. Cosa dice l'originale? Il testo originale, perché ricordiamo che la Bibbia è stata scritta in ebreo antico. Il verso originale dice Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, ascolta Israele, Adonai Eloheinu. Attenzione quando diciamo Adonai. Adonai non è scritto, non c'è scritto Adonai, tanto per cominciare. Come non c'è scritto Adonai? No, non c'è scritto Adonai, c'è scritto Yahweh. E perché dice Adonai? Perché Yahweh è il nome sacro di Dio che gli ebrei non pronunciano. Ora noi non siamo ebrei, quindi lo pronunciamo. Anche perché noi comprendiamo dalla parola di Dio che si può pronunciare. Perché si può pronunciare? No, apro parentesi. Perché scritto è, non nominerai il nome di Dio in vano. Quindi non nominare il nome di Dio in vano sta per si può nominare. Non in vano però. Quindi si può nominare. E allora perché non devo pronunciarlo? Poi che uno per questioni di rispetto voglia fare qualche cosa ci sta. Ma poi inculcarlo anche agli altri, questo non ci sembra, come dire, buono. Ma ad ogni modo, poi qui entriamo in delle sottigliezze che tutto sommato non sono poi questo il problema. Non è neanche un peccato questo, anzi, i peccati sono ben altri. E non riconoscere Gesù come personale salvatore, Messia e Dio. Ora, Shema Israel, ascolta Israele, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, ok, cosa abbiamo letto? Abbiamo letto l'ultima parte, Adonai Echad. Quando tu leggi la scrittura nel linguaggio originale, non leggi Adonai Echad. Quindi tutto nasce dal termine Echad. Cosa significa Echad? Dio è uno. Cosa significa Echad? Qualcuno dirà, beh, Dio è uno. Può significare Dio è uno? Sì, può significare Dio è uno. È vero. Noi non diciamo, no, non significa Dio è uno. Sì, sì. Noi diciamo che significa Dio è uno, però diciamo altresì che può significare anche altre cose, tra cui Dio è uno inteso non come una unità, ma come una unità composta. E sì, cari amici. È proprio qui il punto, che Echad nel linguaggio originale può indicare, è vero, può indicare una unità, cioè uno, questa è una penna, una, ok, è una, non sono due, non puoi dire che sono due, perché è una, la vedi, è una. Quindi si può dire la penna Echad, sì, si può dire la penna Echad, però può anche poter significare una unità composta. Quindi se io ho due penne, io dico una penna, ma sono due. Un gruppo di penne, si può dire Echad, perché può indicare una unità composta. Ed Echad può indicare un plurale, non duale, ma più, perché c'è il duale e il plurale. E quindi non è un plurale duale, e infatti non poteva esserlo, perché Dio non sono due persone, non è composto da due persone, ma ben da tre persone. Benissimo. Ora, santo, 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 la doppia valenza di questo termine, giusto? Per quanto riguarda la sua applicazione,
perché noi abbiamo visto che ha una doppia valenza. Per quanto riguarda l'ascolta Israele, lo Shema Israele, allora il Signore cosa voleva dire? Domanda. Se io ti chiedessi a te, quando è stato scritto lo Shema Israele e Dio ha detto Echad, Dio è uno, cosa voleva dire? Uno, perché può voler dire anche questo, inteso come uno, oppure uno inteso come più persone, quindi una unità composta? Qual è la risposta, caro fratello Alessio? E io rispondo, dipende chi risponde. Se risponde un rabbino, se risponde un unitariano, o se risponde un vero cristiano. Se risponde un rabbino ti direbbe, significa uno. Tu vedrai sempre nella scrittura che quando c'è scritto Echad, vale sempre per uno, ed è vero, la maggior parte, quasi al 100%, Echad viene usato nell'Antico Testamento sempre per uno, e mai per una, quasi mai per una unità composta. Idem ti risponderà l'unitariano, e invece il cristiano vero, che è trinitario, ti dirà sì, è vero, assolutamente, quasi al 100%. Echad viene utilizzato per una unità. Però ciò non toglie il fatto che Echad non è tassativo per una unità, prima cosa. E seconda cosa, anche se raramente, troviamo nella scrittura qualche caso, qualche esempio, dove Echad viene utilizzato per indicare una unità, ma una unità composta. E poi vedremo dove si trovano questi casi, questi passi. Benissimo. Ora, la precisazione che dobbiamo fare è la seguente. Noi abbiamo detto che Echad può voler significare uno e basta, come può poter significare una unità composta. Ma esiste un termine, domanda, questa è una domanda, esiste un termine per indicare una unità in modo tassativo, circoscritto, che sia solo uno e possa voler dire solo quello e mai una unità composta? Domanda, risposta, certo che c'è. Si dice Yahid. Yahid sta per singolare. Yahid è circoscritto a uno. Yahid sta solo per uno. Quando si dice Yahid, non si può intendere 2, 3, 4, 5. Yahid non può essere una unità composta. Deve essere per forza, anzi è per forza, nel linguaggio ebreo antico, una unità e basta. Quindi esiste il termine. Benissimo. A questo punto noi facciamo la domanda del milione e lasciamo all'ascoltatore la risposta. Se esiste un termine per indicare una unità in modo circoscritto ed esiste un altro termine che indica una unità, ma non è tassativo che sia una unità unica, può voler dire anche una unità composta, anche se lo si usa raramente o quasi mai nella scrittura, ma comunque si presta a questo, perché Dio ha scelto la seconda ipotesi, ovvero no ipotesi, qui non si parla di ipotesi, ho sbagliato termine, la seconda possibilità? Domanda. Ora, se poi a questa domanda noi aggiungiamo, ovvero ricordiamo tutto quello che abbiamo detto da due ore passa a questa parte, certo, cominciamo a vedere che forse qualcosa dobbiamo mettere in dubbio nel caso fossimo, diciamo, contro l'esistenza di una pluralità negli Yahweh. Bene, ma non è tutto. Non è tutto. Già questa argomentazione, già questo fatto veramente è rilevante.
e lascia molto da pensare. Ma non è tutto, perché possiamo continuare a leggere sempre lo Shema Israele. Infatti, se noi rileggiamo, gloria a Dio, il testo nel originale, lo vogliamo rileggere, leggiamo Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Quando noi leggiamo la pa, perché sono praticamente, possiamo dire, tre righe, Israel Adonai Eloheinu, seconda riga, Adonai Echad, terza riga, quindi ultima riga, Adonai Echad, la penultima riga dice Adonai Eloheinu. Cosa significa Adonai Eloheinu? Eloheinu è plurale di El e significa i nostri di, ed è un plurale. Oh mamma mia, scusate, qui c'è, scusate, sì, lo so che l'antitrinitario, il rabbino dirà ferma, ti stai bestemmiando, lì vuol dire uno, lì vuol dire uno, sono due ore che stiamo parlando, i tuoi antenati non pensavano quello che tu stai dicendo, come abbiamo potuto dimostrare, che poi tu non lo vuoi accettare, quello è un altro discorso, quello lo rispettiamo, non lo mettiamo in dubbio, noi non discutiamo la posizione antitrinitaria, noi stiamo discutendo la storia della posizione del giudaismo antico e stiamo anche esaminando quello che troviamo scritto nel testo originale. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad può voler dire singolare, sì, ma può voler dire anche unità composta, e ancora prima Adonai Eloheinu, Adonai Eloheinu, Eloheinu è plurale di El e significa i nostri di. E tu dici no, lì dice uno, no, lì non dice uno, lì dice i nostri di al plurale, El è, scusate, Eloheinu è tassativamente plurale. Lì non può voler dire singolare, no, è plurale. Quindi noi abbiamo un plurale e poi a un certo punto si dice Adonai Echad, no, ma Echad però è singolare. E no, caro amico, e no. Accettiamo che può voler essere inteso come singolare, sì, perché si presta a questo, assolutamente sì, la maggior parte, diciamo sempre, noi siamo corretti. Diciamo sempre la verità, quasi al 100% Echad viene usato nell'Antico Testamento per una unità, per singolare. Però può voler dire anche il contrario, unità composta, e ci sono i passi che lo dimostrano e adesso li leggeremo. Inoltre Eloheinu è plurale. Che ne pensi? Santo, 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 benedetto è il santo nome del Signore. Alleluia, Signore. Gloria allo Spirito Santo. Ma non è tutto qui, cari amici. Non è per niente tutto qui. Bene. C'è un altro fattore, io questo già ne ho parlato in qualche seduta dietro, che noi abbiamo letto Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, Shema Israel ascolta Israele, Adonai Eloheinu, Eloheinu i nostri di, e Adonai. Cos'è Adonai? Adonai che cos'è? Singolare. E Adonai? Plurale. Oh mamma mia. Ah. Bene, cari amici, quando qualcuno ci tira fuori, l'ascolta Israele, è scritto Dio è uno. Sì? È scritto Dio è uno? Io non leggo Dio è uno. Io leggo Dio è una unità composta. E ve lo abbiamo appena dimostrato. Benedetto è il nome santo del Signore. Santo, santo, santo. Se noi leggiamo Genesi 2:24,
parla dell'uomo e dice che i due diventeranno una sola carne. Domanda. I due, uomo e donna, marito e moglie, sono uno? Eppure la scrittura dice che sono uno. Sì, sono uno. Ma sono uno? Beh, no, sono due. Quindi, una unità composta. Indovinate qual è il termine che troviamo scritto nell'originale? Echad. Ezechiele 37, 16, 17 dice saranno, plurale, uno. Indovinate qual è il termine che viene utilizzato? Echad. Quindi si può usare Echad per indicare una unità ma composta? Sì. Genesi 2,24, Ezechiele 37, 16, 17. Benissimo. Poi tutte le altre volte, centinaia di volte, sarà usato per indicarne una. Benissimo. Quello noi diciamo, è vero, è corretto. Noi diciamo la verità. Però diciamo altresì che può indicare una unità composta. Diciamo altresì che prima troviamo un Eloheinu ed è plurale. Troviamo altresì un Adonai ed è plurale. E poi troviamo altresì che Iddio, benedetto il suo santo nome, poteva aver utilizzato il termine Yahid per indicare una unità. Non lo ha fatto, ma Dio ci vuole confondere. Troviamo documenti, troviamo il libro di Enoch, troviamo il Talmud, i Midrash, troviamo Filone, troviamo una infinità di documenti che dicono che il pensiero ebraico non pensava che Dio era uno, ma che Dio era uno, ma era composto. Benedetto è il santo nome del Signore, quindi, quando noi leggiamo Giovanni, Vangelo di Giovanni capitolo 10 verso 30, leggiamo che Gesù fa riferimento allo Shema Israel. E ancora quando leggiamo Giovanni 17, 22, Gesù disse: io ho dato loro la gloria che tu hai dato me. Io sta per una persona. Ho dato loro la gloria che tu, seconda persona, hai dato a me, affinché siano uno, ma noi siamo uno, affinché siano Echad, una unità composta. E così è il Padre, così è il Figlio, e così è anche lo Spirito Santo, anche se in questa seduta, come già detto, non abbiamo toccato la terza figura della Trinità per non dilungarci troppo, ma ad ogni modo la Trinità c'è, Padre, Figlio e Spirito Santo, ma in questa seduta adesso stiamo parlando solamente delle prime due figure, senza appunto annullare anche l'esistenza della terza, semplicemente non stiamo trattando l'argomento qui. Cristo è stato solo un uomo? No, Cristo è stato anche un uomo, ma è stato anche vero Dio. Se tu leggi Giovanni 20, 28, viene chiamato Dio mio. Se tu leggi prima Giovanni 5, 20 o Ebrei 1, 6, dice lo adorino gli angeli. Romani 9, 5 parla che Gesù è Dio. Così come il Padre è Dio. E così come lo Spirito Santo, che lo vediamo anche parlare ed è una persona, è Dio. Apocalisse capitolo 5, verso 1, parla che Dio ha una mano. Molti contestano questo e dicono: no, ma lì bisogna capire il pensiero ebraico, il pensiero giudaico. Tu non conosci il pensiero giudaico. A me sembra che sei tu che non conosci il pensiero giudaico. Perché il pensiero giudaico vero, se tu fossi preparato, sapresti che non è quello di oggi. Quello di oggi, come abbiamo potuto vedere, è quello talmudico, è il pensiero del Talmud, completamente fuori via dal vero pensiero giudaico,
che è quello antico, come abbiamo potuto vedere. Alleluia. Nel verso 8, sempre di Apocalisse 5, leggiamo che l'agnello prende il libro. E quindi ci sono due persone e lo prende dalla mano. Ora, alcuni dicono, no, ma tu non conosci il pensiero giudaico lì, gloria a Dio, non c'è una persona vera e propria, praticamente lì è una, o è una simbologia o comunque non stanno vedendo una persona vera e propria. Ah, non stanno vedendo una persona vera e propria, non è una persona vera e propria, il Padre non si è sempre manifestato come una persona vera e propria. Domanda. In Genesi 3:8 molte versioni dicono, scrivono, traducono che non udirono la voce, come traducono molti altri, ma gli stessi ebrei traducono che udirono i passi, li udirono, e qui sono gli ebrei che stanno interpretando. Domanda. Uno spirito, una cosa informe, quando cammina, fa rumore? Dio si è sempre manifestato come uomo. Fin dall'antichità, vedi Giobbe, Abramo, Giosuè, lo abbiamo visto, vidi un uomo, Gedeone stesso, alleluia, Giacobbe ci lottò, Gesù Cristo stesso si è manifestato come un uomo, dimostrando così che quello che stiamo dicendo è vero. E perché Giovanni in Apocalisse capitolo 5 avrebbe dovuto vedere Dio come è sempre stato visto, manifestato come con forma d'uomo, che poi lasciamo stare, che nel suo essere infinito è incomprensibile, ma lui si è sempre manifestato tranquillamente, ha preso un corpo come il nostro, Gesù è sempre stato chiamato il figliuol d'uomo, perché Giovanni non avrebbe dovuto vedere quello che per millenni hanno sempre visto? Biblicamente non è attendibile, e come pensiero giudaico non capisci niente, mi dispiace essere così franco, ma non capisci niente perché tu non conosci niente del giudaismo. Ma niente, 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 perché non hai investigato. Mi dispiace, non investigare. Anche quello è peccato. Come investighi le cose di questo mondo? Oh, molti si svegliano la mattina presto, escono fuori, vanno dal giornalaio e si comprano il Corriere dello Sport. Non abbiamo nulla in contrario di questo, ma come sono informati? I nomi dei giocatori della propria squadra, cosa dice il 24 ore, cosa dice i loro cantanti preferiti, i nomi delle canzoni, sono informatissimi. Poi nelle cose di Dio non sono informati. Si dovrà rendere conto anche di questo peccato, il disinteresse, si chiama così, disinteresse, perché cerchi quello che ti interessa, cerchi quello che ami, e trova chi cerca, lo dice il Signore, a meno che il Signore non abbia detto una cosa non vera, il che non mi risulta. Lui è la verità, la via, la vita e la verità. E sì, caro amico, mi dispiace, Giovanni capitolo 5, verso 1, c'era la mano destra di Dio, e nel verso 8 l'agnello prende il libro dalla mano destra di Dio, due persone. E poi, leggendo tutto il capitolo 5, è scritto che adorarono e l'agnello e colui che sedeva sul trono. Sì, caro amico. E alla luce di tutto quello che abbiamo detto fino qua, vogliamo rileggerlo, dove sta? Eccolo qua. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Praticamente, non abbiamo altro. Non abbiamo letto altro che ascolta Israele, Yahweh, i nostri Dì, Yahweh è una unità composta. Che ne pensi? Ebbene, cari amici, alleluia, gloria a Dio, Cristo vive, Cristo viene, Cristo sa per suonare la tromba, Signore, lavaci con il tuo sangue prezioso. Cristo scenderà dal cielo, non scenderà il Padre. Cristo scenderà dal cielo,
si fermerà nel cielo, non ne toccherà la terra, si fermerà nel cielo e suonerà la tromba, e con lui ci sarà una folla incontabile di angeli, alleluia, suonerà la tromba. E i morti in Cristo, anche i morti da millenni, che ormai la polvere, chissà, una particella a destra e una a sinistra, una sotto le acque, eppure sì, con la sua potenza, i corpi in Cristo si ricomporranno con un nuovo corpo, non di sangue e carne, perché carne e sangue non possono eredare la vita eterna. Le loro anime si ricongiungeranno, quindi sappiamo che le anime stanno su nel cielo, certo che ci deve essere questa ricongiunzione, e immediatamente dopo, ma tutto ciò in un batter d'occhio, noi viventi saremo trasformati e andremo in cielo a incontrare il Signore. Ci sarà un incontro, e questo viene ben rappresentato dalle nozze ebree. Questo fa parte di un altro ragionamento, di un altro insegnamento. E allora il Cristo, posso immaginare che saremo circondati da angeli protetti, gloria a Dio, ci introdurrà nel regno del Padre e ci introdurrà alla presenza del Padre. Quando noi leggiamo Apocalisse, capitolo che era 4, alleluia, santo, 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 sì, Apocalisse 4 non è altro, gloria a Dio, che l'introduzione della Chiesa rapita nel cielo alla presenza del Padre, che non è il Figlio, e sarà il Figlio a introdurci alla presenza del Padre. Ebbene, cari amici, lo abbiamo già detto altrove, Giovanni rappresenta la Chiesa rapita. In Apocalisse 4 c'è la porta aperta che è Cristo, c'è la voce, c'è la tromba, c'è la chiamata, c'è tutto. Lì è il rapimento della Chiesa. I capitoli precedenti parlano dell'epoca della Chiesa, perché ci sono le sette chiese, che è la Chiesa sulla terra nell'arco dei 2000 anni, e non che ogni Chiesa è un'epoca, questa è un'altra. È un'altra cosa inesatta, gloria a Dio. E dal capitolo 4 in poi la Chiesa non la troverete mai più sulla terra, sempre su nel cielo, perché la Chiesa non passerà per la grande tribolazione. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dio è uno, amen. Così come il Padre è uno, il Figlio è uno, lo Spirito Santo è uno, i tre sono Echad. Così come loro, così come noi siamo uno, disse Gesù, fai, Padre, che loro siano uno, Echad. Questa è la meravigliosa storia della Trinità, e questa è la interessante storia di un pensiero giudaico antico, che molti non conoscono, altri nascondono, altri arrossiscono. Per il giudeo è scandalo, e per il gentile è pazzia. Sì, la croce è pazzia per il gentile, scandalo per il giudeo, ma è gloria per il credente. Di chi fai parte? A te la scelta. Gesù sa per suonare la tromba. Se prima non conoscevi queste cose, se prima eri soggiogato dall'ignoranza, adesso che conosci, da ignorante diventerai complice. E i complici, i codardi che hanno paura di alzare la testa e dire io credo in questo, non erederanno il regno di Dio. Sempre in Apocalisse è scritto. A te la scelta. Dio ti sta chiamando. Dio ti sta illuminando attraverso la sua parola. Lascia stare me, spegni pure, metti una coperta sul monitor. Non è io, non sono io, è la predicazione, è la verità, è l'Evangelo. Chiunque te la dica, sia che te la dica Alessio o qualsiasi altra persona, sia un uomo sia una donna, è la verità. Chiunque ti dica la verità, se è la verità, ascoltala, perché la verità è Cristo. E la Chiesa è stata chiamata ad annunciare questa verità a chiunque
voglio ascoltarla e accettarla. E a Dio sol savio vada sempre tutta la lode e la gloria da sempre in eterno. Noi vi salutiamo e vi benediciamo. E come sempre vi salutiamo così. La grazia del Signor Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la guida, la comunione, le consolazioni dello Spirito Santo siano con noi da sempre in eterno. Amen. Che Dio ti benedica. Grazie per averci seguito fino a qua. Shalom. Hebron, Hebron.